questa puntata, le classi del quinto onde di Pomarance. La storica cittadina di Pomarance è stata patria ideale per questa quinta edizione della Ronde, partita qualche anno fa come scommessa con il sostegno degli amici di Pomarance. La gara è riuscita a ritagliarsi nel panorama rallistico toscano e non solo, una degna data che la rendono insidiosa e particolare, al punto che sulla PS durante i passaggi le condizioni del fondo cambiano in maniera esponenziale con i passaggi delle autovetture. La gara il prossimo anno sarà valida per il nuovo campionato italiano Rally Ronde, traguardo importante che per una piccola realtà come Pomarance sarà sicuramente fonte di orgoglio e soddisfazione per il raggiungimento di tale risultato. Al via abbiamo trovato i migliori specialisti di ogni classe del panorama realistico toscano ed anche dei forestieri dal piede pesante che sicuramente venderanno cara la loro pelle. Lasciamo adesso scorrere le immagini dei preparativi alle verifiche per poi lasciare spazio alla descrizione delle varie classi. Thank you.
a 0. In questa classe, quando si presenta alla partenza Enzo Oliani, non ce n'è per nessuno e con la piccola 600 fa vedere veramente i sorci verdi ai compagni di classe. Enzo, questa volta navigato da Michael Berni, si è imposto davanti a Samuele Bonuccelli, navigato da Marco Biagi, che le hanno provate tutte per cercare di contrastare lo strapotere di Bestemmino, come è soprannominato nell'ambiente Oliani. Al terzo posto troviamo Baldassari, navigato da Angelini. Mi hanno un posto dove... A5. Prima piazza e titolo di zona per Luca Panzani, navigato da Lazzarini sulla consueta MGZR per i colori del team dei fratelli Selmi. Seconda piazza per il duo che di normale svolge l'attività di commissari di percorso Celli e Menchini, anche loro su MGZR. Terza posizione per Lorenzini Carli sulla panda del team Kit Racing. A6. In questa classe troviamo in prima posizione Amadei e Tricoli, alla loro prima esperienza su una bella Peugeot 206 curata dal team Pool Racing di Cassano Spinola. Seconda piazza per Salotti Maroni su Citroen C2. Yeah.
8 WRC. Unico al via con la bella Peugeot 206 WRC, Fabrizio Cappelli e Alessandro Campani si sono divertiti con questa bella belva che ha fatto la storia del rally. F a 0. Prima posizione per Magnani Ferraboli con la Fiat 500 Sporting davanti a Burroni Baldi con l'Altea 500 giallo-rossa curata dal team genovesi di Lucca. F a 5. Il massese Bertonati insieme a Kelly si sono imposti con la loro consueta Peugeot 106. In seconda posizione si sono classificati Corsi e Tonelli con l'Altea 106 grigio-azzurra e in terza piazza hanno chiuso i fratelli Fagni, anche loro su 106 rally. Mm-hmm.
FA6. In questa classe si sono imposti con una prestazione davvero maiuscola il duo pesciatino composto da Sandro Incerpi e Simone Canigiani. FA7. Dalle nostre parti in pochi sanno chi è, ma il ligure Albino Condrò, navigato da Piacentino, ha fatto vedere che anche una piccola e anziana Peugeot 205 GTI, se guidata al limite, sa sempre rendere la vita difficile a vetture ben più blasonate. Seconda piazza per la Peugeot 306 di Sinibaldi e Ramacciotti, terza piazza per Franceschi e Cicognini su Renault Clio Williams. FN1. Favero, Menale si sono imposti in questa classe davanti a Oretti e Bruschi su 205 Rally e Baccai, Baldacci, che hanno dovuto far fronte per tutta la gara a qualche problema di alimentazione della loro vettura. Yeah.
FN2. Max Giannini e Filippo XIII, scesi dalla consueta C2, sono saliti sulla Peugeot 106 e anche con questa si sono imposti, segno che la classe non è acqua. Seconda piazza per Luca Maiacheschi e la bella Giulia Serafini sull'altrettanto bella Peugeot 106 nera guidata da Bebo Sport. Terza piazza per Scartabelli e Becussi, anche loro su 106. FN3. Max Cecchini e Luca Guastini si sono imposti con la loro Clio Williams guidata da 2M Motorsport. Dietro di loro la Seat Ibiza di Laudicina e Pinna. Terza posizione per Claudio Napolitano e Marco Genova con la Peugeot 306. N0. Roberto Rezzini e Marco Ceragioli si sono imposti con la loro Fiat 600 Sporting davanti a Nicolai e Bruni e in terza piazza Alberto Fontanini, navigato da Gentilini, tutti su Fiat 600.
N2. Le Citroën Saxo l'hanno fatta da padrone e la più veloce è stata quella di Lombardi e Bernardi davanti all'esemplare dei massesi dell'Amico e della Pina e ai pesciatini Braccini e Pellegrini. N3. La grigia Clio di Leonardo Pucci e Fausto Matucci ha dettato legge in questa edizione della Ronde. Dietro di loro si sono classificati il duo Rossi, anche loro su Clio, terza piazza per i livornesi Morelli e Simi. N4. Gara in solitaria per Pellegrineschi e Martinelli dopo che l'altro equipaggio Ciardi Giovannini non ha preso il via per problemi tecnici alla vettura. Thank you.
R2B. Bella prestazione per Mori e Barazzotti con la piccola C2 davanti a Palmerini e Luisotti su Twingo e Volpi e Raugi anche loro sul sito in C2. R3C. Bellissima prestazione per Nico Signorini e Federico Riterini, secondi assoluti e vincitori di classe. I due corrono poco, ma quando lo fanno sono indubbiamente dei brutti clienti in ogni classe. Seconda piazza per Elbano Volante, Andrea Volpi e Alessandro Massaro. Terza posizione per Pellegrini e Manfredi. R3T. B.
bella prestazione per l'inedito equipaggio Federico Talini e Giancarlo Guzzi sulla super vincente Citroen DS3 curata da Papini Sport per i colori TRS. Seconda posizione per la 500 Abarth di Catta e Priori e terza piazza per Agnello e Bernardi su Peugeot 207. R4. Gara solitaria ma con gli occhi puntati all'assoluta, dove si sono classificati i terzi per i massesi Iacomini e Paoli sulla bella Subaru Impreza STI. Super 1006. Tucci e Michalizzi si sono imposti con la Renault Clio curata da Pool Racing per i colori Jolly Racing Team. Secondi i liguri Borgogno e Candido e terzi follonichesi Forieri, Gabricci, tutti su Clio Super 1006.
Super 2000. Carlo Alberto Senigallesi ce l'ha fatta, ha fatto sua l'assoluta e la classe sulla sua prova, in quanto vive proprio a circa metà del tratto interessato dalla prova speciale, a bordo della ottima Peugeot 307 Super 2000, curata da Olivieri di Porcari e navigato da Giacomo Morganti. Camera car. Saliamo adesso in auto a bordo della Mitsubishi Lancer Evo 9 di gruppo N ed affrontiamo una PS della Ronde dello Liastra in Sardegna in compagnia di Alex Ciardi ed Emiliano Ferrigno. Destra 2 più 50, dosso dritto, rimane destro, attenzione, sinistra 3 lunga, dopo spiazzo diventa 2 più sfida sfiore muro, rimane sinistra destra 2, gira sporca e sfiora 30, via sinistra 3 meno sfiora in destra 3 per destra, sinistra 3 lunga sfiora fine per destra 3 lunga scende sfiora sul rail 30, attenzione rimane destro sinistra 2 più gira sporca 2 più gira e sporca tocchettino andiamo via 50 via 50 destra 2 più in sinistra 3 più vai taglia 70 destra 3 più corta meno corta scusami subito sinistra 2 più diventa 3 sfiora scende 50 attenzione destra 2 più attenzione avvallamento 30 sfiora destra 3 meno e taglia sfiora sinistra 3 meno taglia e destra 2 più corta diventa sinistra 2 più gira sfiora è corta sporca in destra 3 taglia 30 destra 3 lunga sfiora occhio paletto e rimane destro attenzione sinistra 2 sfiora muretto 2 sfiora muretto in destra 3 per taglia sinistra 2 più corta e taglia destra 2 più corta e ancora sinistra 2 lunga gira allo spiazzo sporca vai sfiora destra 3 50 e ancora destra 3, 50, attenzione chicane, entra a sinistra, 4 scambi, meno di 1, 30, via, destra 3 rimane centro, e destra 3 meno lunga, apre 30, e sinistra 3, e ancora sinistra 3, 50, sinistra 3 lunga, due volte, al muro, ancora signora sinistra 3 meno, e dosso dritto, eccola, 3 meno, dosso dritto, destra 2 più, e taglia sinistra 3, 70, sinistra 2 più, corta sfiora, e taglia destra 3, 50, stai destro, sinistra 2, taglia sporca, 2 più, taglia sporca, 70, taglia sporca, bravo, destra 2 più, occhio sfiora muretto, e sinistra 2, sfiora occhio interno, in... sfiora destra 2 più e ancora sfiora destra 2 più sale 70 rimani destro sinistra 2 più sfiora rimani destro sfiora sinistra 2 più 50 taglia stretto rimani sinistro taglia destra 2 più sporca 2 più sporca 30 via dentro bravo destra 2 sfiora ancora più corta occhio muretto sinistra 2 lunga due volte e sfiora destra 3 meno 30 stretto rimani destro subito sinistra 3 meno 100 destra 2 più corta rimani sinistro dosso dritto destra 2 più sfiora e rimani destro sinistra 2 più taglia diventa 3 meno sfiora
50, stai sinistro, destra 2 più più giro, occhio muretto, 50, sfiora a destra 3 meno corta, subito sinistra, 2 più lunga gira, 2 più lunga gira, 30. Nella prossima puntata reso conto della ronde della fettunta di Radicondoli. Sinistra 3, diventa al palo 2 più sfiora, 2 più sfiora, in destra 2 più gira, 2 più gira, sfiora strada, sporca, e sinistra 2 più più, sfiora al palo, in destra 3, 30, addosso dritto, destra a sinistra 2 più più sfiora, 2 più più sfiora, in taglia destra 3, 50, taglia destra 3, 50, rimane escro, sinistra 3 meno, e addosso dritto.